Vediamo i risultati, Presidente. Signori e signore, gentilmente un momento di silenzio. Allora, abbiamo il verbale della commissione di scrutinio che indica i voti ottenuti dal candidato Duodo Andrea 24.345, Innocenti Marzio 18.149, Giovanelli Massimo 738. Quindi proclamo eletto alla carica di Presidente federale con il 55,92% delle preferenze Andrea Duodo. Se è in sala vuole quello che abbiamo pensato. E ho giocato in Serie A, Serie B. Quello che abbiamo pensato, sposato, quello di darvi un servizio, metterci a servizio così come voi fate per il movimento italiano e per tutte le famiglie e i giocatori, giocatrici che vi affidano i propri bimbi. Grazie ancora, scusate l'emozione. Bene. Grazie al nuovo Presidente della Federazione Italiana Rugby. Presidente, proseguiamo con i lavori assembleari. Sì, proseguiamo con le elezioni dei consiglieri federali e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. I candidati a consigliere federale che vogliono fare il loro intervento possono segnare il proprio nome qui al tavolo di presidenza e avranno 3 minuti a disposizione. Vogliono fare il loro intervento, possono ai candidati alla carica. E questo potrebbe essere un primo passo, una prima possibilità. Caprite il femminile, aumenta sport. Nel femminile italiano a far parte dello staff tecnico di Pierre Villepreux, oramai da tanti anni, e quando Pierre ha saputo che io avrei fatto parte di questa campagna elettorale, mi ha chiamato subito dicendo: senza la base, scordiamoci le altezze. Questo è il vero punto d'inizio di questo mandato e del pensiero di Duodo e di tutta la squadra con la quale, alla quale orgogliosamente appartengo. Stefania. Sì, li ho fatti venire. Sì. Breve procedere con la proclamazione del Consiglio federale.
formare il Consiglio federale eletto. Allora iniziamo dai consiglieri in rappresentanza degli affiliati. Sono risultati eletti Paolo Vaccari, Erika Morra, Antonella Gualandri, Vittorio Musso, Fulvio Lorigiola, Gabriele Gargano e Antonio Luisi. In quota giocatori Leonardo Ghiraldini, Silvia Pizzati. In quota tecnici Carlo Orlandi. È risultato eletto alla carica di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Luigi Capitani. Proclamo quindi la composizione del nuovo consiglio e del presidente del Collegio dei Revisori, così come indicata. Le percentuali sono quelle che vedete sugli schermi.